670 milioni dall'Europa per la Torino-Lione, attesa per domani la conferma ufficiale del finanziamento del progetto italo-francese presentato a luglio. Buongiorno dal telegiornale del Piemonte. Non ci dovrebbero essere sorprese domani quando da Bruxelles saranno diffusi i primi dati sui finanziamenti dell'Unione Europea alle grandi reti ferroviarie transfrontaliere chiamate TEN. 670 milioni all'Italia per la Torino-Lione, poco meno di quanto era stato chiesto dal dossier del ministro Di Pietro presentato a luglio. Jacques Barrot, il commissario europeo ai trasporti e sostenitore della Torino-Lione, qui lo vediamo nella Valle della Maurienne due anni fa, ora è commissario europeo ai trasporti, toccherà lui domani comunicare da Bruxelles ufficialmente ai 27 governi la pioggia di soldi dall'Europa, 5,7 miliardi di euro da usare tra il 2007 e il 2013 per le grandi linee ferroviarie transfrontaliere, cioè le TEN. Non ci sono sorprese della vigilia, si tratta di cifre molto diverse da Stato a Stato, a seconda se le linee sono ancora allo stato di progetto o se sono già pronti i cantieri. Per la Torino-Lione l'Italia, col ministro Di Pietro, a luglio aveva richiesto nel dossier all'Europa 725 milioni. Ne arriveranno una cinquantina in meno, 670. Da adesso al 2013 vuol dire che questi soldi serviranno per le indagini preliminari, per i lavori di collegamento e dal 2011 per i cantieri veri e propri. Altri fondi arriveranno dal 2013 per finanziare l'opera. Di questi 670 milioni dall'Europa alla Torino-Lione, due terzi arriveranno all'Italia, un terzo alla Francia. È una ripartizione provvisoria quella resa nota oggi e domani, perché il 28 novembre i tecnici dei 27 paesi faranno le loro osservazioni e correzioni. Per quanto riguarda il corridoio 5, da Lisbona fino a Kiev, altri 50 milioni arriveranno per il tratto tra Trieste e Divaccia in Slovenia, che è ancora agli studi preliminari. Il 30 novembre a Nizza, vertice italo-francese con Prodi e Sarkozy. L'Italia ripeterà il suo sì al nuovo collegamento Torino-Lione.